Amici di Alla Prossima, buongiorno. Oggi ci troviamo in Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, a Trontano. Sono con Giuliana e Maurizio. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Oggi andremo a percorrere un'antica via tra Domodossola e Locarno in Svizzera. Si tratta della via del mercato, per lo più costituita da mulattiere e sentieri, che fin dal Medioevo attraversava tutte le Centovalli e la Val Vigezzo. Sono circa 63 chilometri divisi in tappe e noi percorreremo la prima tappa. Abbiamo lasciato l'auto nei pressi della stazione di Masera e abbiamo seguito la segnaletica per Pello. E Pello bellissimo tra i vigneti del Prunente, famoso vitigno solano. E adesso andremo a visitare le varie frazioni di Trontano fino al borgo abbandonato di Marone ed oltre. Abbiamo intenzione di farvi conoscere il territorio anche dal punto di vista enogastronomico. Quindi oggi ci fermeremo nei vari borghi, nelle varie frazioncine, nelle botteghe ad acquistare prodotti locali. Al termine della nostra camminata torneremo poi qui prendendo un treno che è la Vigezzina, una linea ferroviaria transfrontaliera panoramica, e quindi rivedremo i posti che abbiamo visto camminando da un'altra prospettiva. Benissimo, noi ci incamminiamo e buona visione. Dunque, come prima tappa siamo venuti a cercare una casa antica su cui aleggiano diverse leggende. Si pensa fosse in passato un antico monastero e si trova a Corcinesco. L'abbiamo trovata subito nel bosco, è davvero una dimora isolata, e adesso andiamo a vedere se troviamo il proprietario. Un luogo avvolto dal mistero, forse un antico convento visitato da Fra Dolcino. Una dimora circondata da leggende popolari riguardanti spiriti e streghe. Si narra che nel 600 fu la residenza di Dianora Farnese, soprannominata la Balda, una donna che custodiva il sapere delle erbe per la cura degli uomini e degli animali e che per questo venne condannata dalla religione cattolica. Il 12 ottobre del 1591, dopo giorni di torture nelle carceri di Bogogna, venne decapitata per volere del Tribunale dell'Inquisizione. Questo edificio risulta abbandonato da circa un secolo. 23 anni fa ha trovato nuova vita grazie a Vincent Hilton, originario dell'Irlanda, che qui si trasferì con la figlia Olivia durante uno dei suoi viaggi in Ossola. Ha ristrutturato con le proprie mani l'intera casa, riciclando ogni materiale trovato. Intorno vigneti e orti, all'interno anche una sala della musica. Vincent ha trasformato questa dimora in un luogo di incontro per artisti, musicisti ed amici. La sua storia è narrata nel cortometraggio Regeneration. Ci dirigiamo alla prossima frazione, che è Cocco.
davvero bellissimo qua, passare in mezzo ai vicoli, vedere tutti questi scorci. Si vedono tutte le cime che abbiamo fatto, tra cui l'Albiona, è completamente innevata. Prodotti del territorio, chilometro zero. La bontà. Lungo Rio Graglia si trovano sei mulini in pietra risalenti alla fine del 1600. Alimentati dalla forza dell'acqua, venivano utilizzati per la macinazione dei cereali, soprattutto della segale. La segale veniva coltivata da ogni famiglia e il grano raccolto veniva poi fatto macinare in questi mulit. Con la farina ottenuta si preparava il pane, da cucinare nel forno dei paesi. Dismessi durante la Seconda Guerra Mondiale, sono oggi tornati a rivivere, grazie alle opere di restauro da parte della comunità montana Valle Ossola. Proseguiamo per Verigo, sempre su comoda mulattiera. Allora, fino a Verigo arriva la strada asfaltata. A Marone, dove stiamo andando adesso, no. Che bella mulattiera, chissà in passato quante persone sono passate di qua, mercanti, pellegrini, a portare le loro merci al mercato con i muli. Ciao patati! Il borgo di Marone è abbandonato da anni. Nel 1932 venne celebrata l'ultima messa in occasione di un funerale e la chiesa fu poi deturpata e derubata più volte. Gli abitanti si trasferirono a Paiesco, sul versante opposto, ma continuarono ad utilizzare questo cimitero. Le costruzioni in pietra tipiche di questo borgo sono risalenti al XIII secolo. Andiamo alla stazione.
qui alla stazione di Marone hanno girato le scene finali del film La Terra Buona di Emanuele Caruso. Qua si vede il sentiero che va all'Alpe Sassoledo, è dove hanno trovato le incisioni rupestri da cui è nato proprio il simbolo della Val Grande. Forza, forza! Allora è ora di mangiare, qua l'attacco. Cosa abbiamo, Julien? Oggi abbiamo del lardo alle erbe fini e del culatello di prosciutto crudo, del formaggio che abbiamo preso di Cosasca, pane nero, prosecco. Pane integrale, prosecco, c'è pure l'acqua di Marone. Questa è marsala, non è vino, è per il dolce, dopo mangiamo un po' di pane. Ah, ok, c'è il dolce. Ciao, io sono Giacomina, mi trovate qui a Marone nel periodo estivo. Ho degli animali, delle vacche, poche, un vitellino, ho 3 asinelli, poi abbiamo 7 capre, abbiamo detto, sì, è perché io ho i miei 2 aiutanti, uno è lui e uno non si vede la birba. E abbiamo quegli orti qua. E poi vai al mercato il sabato? Sì, vado a fare il mercato. L'estate mi trovo anche su Santa Maria. E poi? E come si sta qua, tutta sola, soletta? Si sta in pace con se stessi, c'è il camino, non c'è bisogno di corrente elettrica, si può fare tutto sul camino legna. Sì. Si cerca di mangiare un po' quelle cose nostrane che si produce. Era la vita dei nostri nonni, dei nostri anziani. Si sta perdendo ormai, giovani, è un peccato. Cerca le comodità, Vero Axel? Sì, giusto? Lui dice che prossimamente metterà su famiglia. Fantastico! Lasciamo Marone, salutiamo la signora Giacomina e proseguiamo. Ecco qualche chiodino per la cena, siamo a posto. Benvenuti a Mozio. Eccoci, noi siamo qua e adesso andiamo a Coimo. C'è la baitina di Druogno dove si scia d'inverno. Andando verso destra si va verso Orcesco e l'Alpe Campra. Questo bosco di conifere è fantastico. Si va via in piano, su un terreno morbido, e l'ideale è anche per venire a fare jogging, corsa o anche in bicicletta. E, è esposto al sole, adesso vabbè. E si è fatto pomeriggio tardi e fra un'ora abbiamo il trenino, ma ormai manca poco, mezz'oretta e siamo arrivate a Druogno. Come si vede bene la croce del Pizzo Ragno.
aspettando il treno in stazione a Druogno.